lungo pure a bombinire. Scelgo la pizza perché la pizza è un'emozione. Quando mi cibo di pizza, fra i colori, l'insieme dei sapori, la forma, la dimensione, è un'emozione. La pizza è in qualche maniera il sunto della cucina mediterranea. La pizza è l'unico bene al mondo che senza nessuna azione di marketing si è diffuso in tutti i paesi del mondo. Era la pietanza della festa. Anche quando si fa la pizza a casa, ovviamente non nel forno a legna napoletano, ma semplicemente nelle teglie e nel forno, è un momento sempre di festa. Quindi la pizza è legata alla festa, non semplicemente al nutrirsi. Fondamentalmente la pizza è il primo street food della storia. Cioè un pasto veloce, un pasto abbastanza economico, accessibile a tutti. Ma quello che trovi sono i sapori semplici della nostra terra. Volete ordinare? E tu che pizza vuoi? Un Happy Meal. Invidia. Io penso che nulla può rompere una tradizione così consolidata come la pizza di Napoli. Napoli e la pizza hanno un'identità forte, un legame inscindibile. Non credo che l'hamburger, per quanto conosciuto, abbia un legame così inscindibile con un luogo come la pizza. McDonald's lo battiamo in breccia, nel senso che mentre McDonald's sostiene che lo stesso hamburger si può mangiare in tutto il mondo, rispondiamo con le radici e con la qualità. È stata chiaramente una provocazione, stiamo parlando di due prodotti completamente diversi. Uno è un prodotto appunto artigianale, uno è un prodotto che assemblano nei punti vendita, ma in realtà è un prodotto alla fine industriale. Ma il McDonald's non ti sazia, la pizza sì. Mangia da pizza! La pizza è diventato un alimento conosciuto in tutto il mondo, universale, ma non in tutto il mondo. La pizza viene fatta con le caratteristiche, i criteri, i saperi e le garanzie con cui deve essere fatta. Ho deciso quindi di partire con una petizione sul web, sono riuscito poi a coinvolgere molte realtà e siamo arrivati a 300.000 firme, con cui nel marzo 2015 siamo finalmente riusciti per la prima volta a convincere la Commissione Italiana UNESCO a candidare l'arte tradizionale dei pizzaioli a patrimonio mondiale dell'umanità. Il pericolo è che se non ci sarà una protezione tipo quella dell'UNESCO, negli anni la pizza potrebbe diventare un prodotto industrializzato, dove per esempio la pasta della pizza proviene da un'industria e quindi in questo modo non si creerebbe quella diversità appunto di prodotto culturale che ha fatto grande la pizza napoletana. La pizza innanzitutto è patrimonio dell'umanità di fatto, è un'arte che viene tramandata di padre in figlio e che ci rende unici nel mondo nonostante la pizza sia imitata sempre più spesso, ma come sappiamo il bello si copia e la nostra pizza viene copiata spesso. Fare una buona pizza vuol dire partire, come dire, dalla semplicità, partire da pochi ingredienti semplici e genuini come per esempio la farina. Ed è anche una pietanza direi amica dell'ambiente, perché se la pizza è fatta bene, innanzitutto mangi tutto, perché in realtà mangi anche quello che potrebbe essere tra virgolette il contenitore. E anche perché la pizza napoletana fatta a regola d'arte, sia per le modalità di cottura che di preparazione che per gli ingredienti, ha un bassissimo impatto ambientale. Quindi è amica dell'ambiente, ma sono amici dell'ambiente anche i pizzaioli napoletani che hanno sostenuto e sostengono la pizza come alternativa agli OGM o al junky food e hanno sostenuto la campagna per tutelare in Italia le campagne e i mari contro le
trivellazioni petrolifere, e anche grazie a loro finalmente in Italia si farà un referendum nazionale in cui gli italiani potranno scegliere tra un futuro sostenibile oppure petrolifero. La pizza deve essere salvaguardata nel senso suo reale e vero, e continuata a farla sempre di più ed insegnarla un po', perché il resto del mondo veramente adora la pizza, vuole la pizza. Allora portiamo la pizza vera, così che il nutrimento è giusto, il gusto è giusto, e un po' trasporta quello che mangia un po' a Napoli.